Buongiorno, sono Marina Pasquali e l'Accademia Nazionale di San Luca mi ha chiesto di presentare, di introdurre il mio ultimo libro dedicato a Giorgio Morandi. Il titolo è infatti Giorgio Morandi, il sentimento delle cose, e queste sono parole sue, una sua espressione. Il volume è stato edito l'anno passato, insomma, verso la fine del 2019 dagli Ori Editori di Pistoia. E innanzitutto voglio ringraziare i responsabili dell'Accademia di San Luca, il presidente Francesco Cellini, il segretario generale Francesco Moschini, per avermi dato questa opportunità. Avevamo ovviamente programmato la presentazione del volume e si sarebbe tenuta dal vero in diretta il 18 marzo, poi naturalmente tutto è saltato, come sappiamo, come è successo a tutti noi, ci siamo chiusi in casa e quindi la presentazione non si è tenuta. Contiamo di farla, di arrivare finalmente quando tutto più o meno sarà tornato a una sua normalità o avrà trovato una nuova normalità, ma per ora è impossibile, quindi mi hanno chiesto di presentarlo con questo video, un video che realizziamo in casa e quindi con tutti i problemi e le incognite di un lavoro che non è il nostro, però sono sicura che i responsabili dell'Accademia di San Luca e gli incaricati saranno poi bravissimi, insomma, a sistemare un po' tutto. Oltre ai ringraziamenti ai responsabili, ai dirigenti dell'Accademia, vorrei ringraziare anche i due studiosi che insieme a me, anzi loro, io sarei stata al loro fianco, avrebbero presentato e presenteranno, quando ci sarà la possibilità, questo volume in diretta, cioè Maria Vittoria Marini Clarelli e Claudio Strinati, che potrebbero per esempio aggiungere anche i loro commenti o delle loro riflessioni a quanto io sto dicendo, magari per rendere questa presentazione anche attraverso le nuove tecnologie così più interessante, più ampia, più varia. Un ringraziamento particolare va anche a Tullio Pericoli, l'artista, il grande artista milanese, che ha accettato di scrivere la prefazione per il volume e ne parleremo subito fra poco. Ecco, innanzitutto, come è fatto questo libro? Insomma, che cos'è per me, che cosa rappresenta e spero che poi possa essere altrettanto interessante anche per gli altri. Per me è veramente il frutto di quasi 40 anni di lavoro. Io ho cominciato ad occuparmi di Giorgio Morandi nell'ormai lontanissimo 1982 e poi me ne sono sempre occupata, l'ho sempre studiato, ci ho scritto tanto, tante mostre. Il Museo Morandi a Bologna, che ho fondato io nel 1993 per dirigerlo per 8 anni, insomma una vita intera. Diciamo che Morandi per me è un compagno di vita, non è solo un artista. Fra l'altro è anche l'artista che mi consente di leggere la storia dell'arte, che mi ha insegnato, ad esempio, a leggere la pittura e che ancora oggi mi accompagna in ogni mia ricerca anche d'altro genere. Questo per dire che nel libro sono raccolti saggi che partono dal 1990, il più vecchio, e arrivano fino al 2019, insomma fino alla sua pubblicazione. Ma il progetto d'insieme è un progetto unitario ed è tutto nuovo, studiato appunto per questa pubblicazione. E quindi voglio dire, ci sono dei testi anche precedenti che però sono stati, come dire, uniformati e poi altri ne sono stati esclusi. Ci sono alcuni miei scritti che io ritengo anche, insomma, di un certo significato che non sono stati riportati in questo volume o perché troppo noti o perché appunto pubblicati, editi in volumi un po' particolari, tipo il catalogo generale degli acquerelli di Giorgio Morandi che io curai nel 91. E quello poi dei disegni del 94, ecco, i due testi introduttivi non sono in questo volume perché hanno una loro specificità e sono legati al tema proprio della catalogazione generale, così come il testo che io scrissi per Bruxelles, Morandi artista d'Europa, in cui appunto creavo dei paralleli anche con le filosofie del suo periodo, del suo tempo, a livello appunto come minimo del nostro continente, esistenzialismo, fenomenologia, eccetera. Alcuni di questi testi non ci sono appunto perché hanno una loro specificità e appunto sono stati pubblicati in così, situazioni abbastanza particolari. La storia del libro. Il libro ha avuto una sua prima, direi, versione. Questa non è una seconda edizione, è completamente nuovo, ma ha avuto un suo primo tentativo, una prima versione nel 2007, quando insieme all'amico Fabio Mochi della Noè Editori, dello studio Noè,
che fosse stato il primo a credere proprio in quest'idea, abbiamo pubblicato appunto un volume dove erano compresi alcuni saggi, e insomma è stato così un primo approccio. Sono passati 12 anni, io stesso ho sentito l'esigenza non solo appunto di una riedizione di quel volume, ma proprio di un nuovo approccio, direi. Per cui questo progetto, il progetto che ha portato a questo libro, è stato pensato, diretto più studiato come un racconto della vita di Morandi e anche un racconto del suo percorso estetico, della sua poetica, intrecciando i due piani, il piano storico documentale e il piano critico dell'interpretazione. Ovviamente l'interpretazione è la mia, quindi è tutto discutibile, come sempre accade, come giusto che sia, ma si basa appunto su una ricerca, un approfondimento notevolissimi. Il libro del 2007 andò esaurito anche abbastanza in fretta, quindi ho cominciato da tempo a pensare di rifarlo, ma non come una seconda edizione, proprio ripensare appunto il progetto nel suo insieme. E con gli editori Liori, Paolo Gori, Maurizio Otello, Enrica Ravenni, Isabella Musolino, che purtroppo ci ha lasciato da qualche anno, decidemmo appunto di costruire questo nuovo volume, che ha molte differenze rispetto a quello vecchio, al primo, e perché appunto, come dicevo, l'abbiamo costruito come un racconto, una storia, insomma, che vorrebbe toccare tutti gli aspetti della vita morandiana sicuramente, e possibilmente anche della sua arte, insomma. Innanzitutto la presentazione di Tullio Pericoli. A me piaceva, avrei voluto, e devo dire ringraziandolo assolutamente l'ho potuto fare, ho avuto questo risultato, insomma volevo il parere di un artista di oggi. Volevo il parere di un artista di oggi sulla pittura di Morandi. Ho pensato a Tullio Pericoli perché è un uomo di una sensibilità squisita, di una grande cultura, e quindi a mio avviso poteva dare un vero contributo, e così è stato. E così è stato perché Tullio ha, se volete, inizialmente anche un po' intimidito dalla figura di Morandi, però mi ha detto che era tanto che pensava di dedicargli appunto qualche parola, uno studio, uno scritto, e quindi insomma ha messo in piedi una riflessione vera sulla pittura di Morandi, sul tempo, così come si vive, come Morandi nelle sue opere, come Morandi l'ha interpretato, e sugli oggetti, il rapporto con gli oggetti di Morandi. Quindi tre temi fondamentali nella sua poetica e per la sua opera. Oltre all'importante presentazione veramente di Tullio Pericoli, che si configura come un saggio a sé stante, dobbiamo dire appunto che i vari saggi sono stati scelti e ripresi, innanzitutto armonizzandoli. Per esempio, tutto l'apparato di note è stato completamente fatto, non rifatto, fatto, così come l'apparato iconografico, completamente riguardato anche con nuove acquisizioni, con uno studio sulle immagini migliori, alcune foto personali di Morandi poco conosciuto, del tutto inedite. Però proprio è che abbiamo costruito i vari saggi come se fossero dei capitoli. Il libro è diviso in tre parti, la prima parte di tipo biografico, documentale, cioè la vita e l'opera praticamente, la seconda parte è fatta di approfondimenti tematici, quindi appunto i luoghi di Morandi, il metodo di lavoro di Morandi, i linguaggi morandiani, gli incontri morandiani, quindi questi approfondimenti anche di poetica. E la terza parte, più dedicata alla fortuna critica di Morandi e anche alle ultime ricerche, come poi cercherò di dirvi. Un testo importante che era nel libro del 2007, ho preferito non riportarlo in questo nuovo, ed è un lungo saggio dedicato ai rapporti fra Giorgio Morandi e Francesca Arcangeli in occasione appunto della monografia che Arcangeli scrisse tra il 60 e il 61, gli era stata commissionata molti anni prima, e quindi un libro importantissimo per Morandi. Avrebbe dovuto essere il libro della sua vita, ma purtroppo subito dopo i primi capitoli, che molto il critico, lo studioso molto più giovane, li faceva leggere di volta in volta man mano che erano fatti, niente, subito nacquero le prime discussioni
le prime diversità di opinione, insomma, per farla breve, sempre di più questi dissidi si approfondirono fino a quando Morandi in qualche modo si trovò costretto a rifiutare il testo arcangeliano. Questo ha creato dei guai infiniti, a tutti e due, di tipo umano e di tipo professionale. E allora, insomma, c'era questo lungo saggio dedicato a una storia che nel mondo dell'arte, tutto sommato, è ben conosciuta, basandosi però su documenti inediti, lettere, appunti di Morandi che io ritrovai in un suo libro. Però nella nuova edizione ho preferito non metterlo proprio perché si tratta di un testo molto noto e di una questione molto nota. Il testo attualmente però, per chi lo volesse ritrovare, anche con i suoi allegati, appunto, gli appunti di Morandi, le lettere, eccetera, è stato pubblicato nel sito del Centro Studi Giorgio Morandi, di cui sono presidente, e quindi basta andare su www.giorgiomorandi.it per, poi c'è una delle pagine apposite, mi sembra che si chiami Testi e Articoli, una cosa così, e lì insomma ho messo anche questo testo. Vi dicevo, oltre all'apparato iconografico, un'altra parte completamente, diciamo, risistemata e aggiornata è quella della bibliografia. Noi cerchiamo sempre di tenere aggiornata la bibliografia morandiana, annotando e inserendo ogni testo degno di questo nome, diciamo, sia a livello di articolo che a livello di contributo in un catalogo, di una mostra o di un testo specifico in un volume. Indubbiamente, non si tratta solo di aggiornare sugli anni che stanno passando, quindi oggi naturalmente siamo al 2020, ma anche rispetto al passato, perché io continuo a trovare testi anche molto interessanti e proprio significativi, anche di anni lontani, degli anni 40, degli anni 50, e poi non solo in Italia soprattutto, molti testi esteri, perché di autori stranieri, perché ciò che mi interessa è allargare questo studio su Morandi, questa ricerca. Il volume nuovo comprende anche quattro testi completamente inediti, scritti appositamente per questa occasione. Uno riguarda, ve ne parlo subito, perlomeno di due dei quattro, perché mi sembra che si possano cogliere attraverso anche questa scelta proprio i miei orientamenti, quello che ho cercato di fare in poche parole. Vi dicevo, un testo riguarda ad esempio il paesaggio morandiano, quindi le opere di paesaggio che Morandi ha dipinto fra il 1934 e il 1938, non a Grezzana, quella che oggi dall'85 in poi si chiama Grisana Morandi, appunto in onore suo. Morandi per 4 estati non andò a Grisana, ma si recò con la madre, le tre sorelle a Rofeno, anzi Rocca di Rofeno, che è un paesino piccolissimo, sempre sull'Appennino tra Bologna e Firenze, ma nella valle. Non sul crinale, quindi non nell'aria aperta, nella luce totale di Grigiana, luce leggera di Grigiana, ma nella valle, quindi con molta più vegetazione, una luce con maggiori chiaroscuri, insomma una situazione naturale e quindi anche artistica, visiva, diversa. E i quadri sono diversi. A questi dipinti, fino ad oggi, fino al mio testo, che è del 2018 se non sbaglio, non era stata dedicata molta attenzione, anzi si pensava che tutto sommato fossero la stessa cosa di quelli degli anni precedenti e degli anni successivi, appunto, realizzati da Morandi a Grezzana. Invece no, io ho preferito fare questo studio perché a mio avviso in queste opere ci sono particolari, soprattutto un atteggiamento dell'artista, quindi una pittura diversa. Ecco, poi naturalmente ora non voglio entrare nel merito, ma ecco, vedete, questo per esempio è un testo abbastanza critico, cioè si basa su cose storiche, ma poi ne fornisce un'interpretazione. Un secondo testo riguarda la fortuna critica di Morandi, nuovo, testo nuovo, ma questo forse è quello più datato, quello che si ferma, e per fortuna vorrei dire, nel senso che se anche questo è un testo del 2018, primi del 19, beh, viene poi superato in qualche modo, perché per fortuna i contributi critici dedicati all'arte morandiana continuano e anzi si stanno intensificando. Ad esempio, vi faccio un esempio solo proprio di questi giorni, siamo tutti in isolamento. Bene, in diversi studiosi e in diverse pubblicazioni, anche su giornali stranieri, per esempio il New York Times, anzi il Financial Times, sono usciti articoli o anche sono stati fatti discorsi, blog, eccetera, sul fatto che Morandi sia l'artista ideale di questo isolamento, perché se ne stava chiuso in una stanza.
Non è vero, purtroppo non è vero, che Morandi proprio agognasse, desiderasse al massimo, potesse stare tranquillo, come dice Pascal, uno dei suoi grandi amori, Blaise Pascal, è verissimo. Ma che abbia fatto una vita da monaco non è vero. Lo dico, lo ripeto da anni. Lui ha lavorato fino al 56, Morandi nel 56 era già 66 anni, è andato in pensione dall'Accademia di Belle Arti nel 66, nel 56, scusate, e ha continuato appunto a lavorare, a andare a scuola, all'Accademia tutti i giorni, insomma tutto il periodo scolastico. Non solo. Per molti anni è stato nelle commissioni d'esame anche ministeriali e diciamo per motivi professionali, non che fosse una scelta, d'accordo, ma per motivi professionali si muoveva molto spesso, comunque spesso, da Bologna, Milano spesso, Roma, Venezia, Firenze. Questi erano un po' così le sue mete, i suoi punti di riferimento. E conosceva un sacco di gente, una marea di gente, era un uomo con moltissimi rapporti. Quindi non è affatto vero che era presente il monaco nella sua cella. La solitudine cercata, agognata, desiderata da Morandi veniva proprio dalla necessità del lavoro, cioè lui doveva concentrarsi per poter lavorare. Lo dice in continuazione, che mi lasciassero tranquillo, che mi lasciassero, anzi, non è meridionale naturalmente, quindi Morandi dice che mi lasciano, se mi lasciano, che mi lasciano tranquillo. Questo sì, però non è l'artista simbolo dell'isolamento, assolutamente no. Ecco, per dire però anche questo è un contributo interessante, sono contributi interessanti perché danno l'idea di come poi un'arte come la sua, tutto sommato, si presta come specchio anche a riflettere, a rispecchiare situazioni anche diversissime e assolutamente inedite come quella che stiamo vivendo. Ecco, gli altri due saggi sono più corposi e per me sono stati, devo dire, anche molto impegnativi. Ma prima di arrivarci vorrei così sfogliare insieme a voi un attimo il sommario del volume, in italiano, quello in inglese ovviamente è la stessa cosa, corrisponde, per vedere un po' nelle tre parti quali sono i testi perlomeno che io amo di più. Ecco alcuni titoli dei capitoli. La prima parte, appunto, La vita e l'opera, comprende fra gli altri le radici, la famiglia, la formazione, quindi dalla nascita 1890 fino al 1911. Alcuni capitoli, poi ovviamente le date si intersecano, si incrociano. Poi l'incontro del giovane Morandi, quindi all'Accademia, l'incontro col futurismo, l'incontro con Licini, la stagione delle avanguardie. Quindi la scoperta di Cézanne, eccetera, no? Queste sono le cose tutto sommato, se volete, più note, più normali. La stagione della metafisica, naturalmente, questo è un testo che mi ha comportato parecchio lavoro. Ecco, e poi un testo che amo moltissimo, L'immagine dell'assenza, i paesaggi degli anni di guerra 1940-1944. Perché a mio avviso, appunto, i paesaggi, soprattutto quelli del 43, inizio 44, sono fra le vette assolute, sono tra i capolavori assoluti dell'arte morandiana, proprio per questo senso di un vuoto pieno della presenza dell'uomo, un uomo che aspetta, che attende e non si sa che cosa, al di là di quel crinale dove c'è luce, ma potrebbe esserci anche molto buio. Nel secondo, e poi naturalmente continua tutto il dopoguerra, no? Perché l'arte di Morandi, l'arte del Morandi maturo, forse è la sua arte più importante, come scrisse a caldo, appena morto, l'artista il 18 giugno del 64, come scrisse Roberto Longhi, il suo percorso artistico non è una parabola che abbia un punto di climax, di vertice per poi discendere, ma è una traiettoria ben tesa che va sempre verso l'alto. E quindi le opere ultime di Morandi sono straordinarie per intensità, per purezza, per senso dell'essenziale. La seconda parte, i temi, i luoghi, i temi, i luoghi, il metodo, la poesia, è quella appunto degli approfondimenti critici. Ad esempio, un testo che io scrissi per una mostra a Brescia, mi ricordo, tanti anni fa, nel 96, Oggetti stati d'animo, quindi la stretta relazione fra il tipo di composizione che di volta in volta Morandi crea e lo stato d'animo che vuole riflettere in questa composizione. Naturalmente si parla di Grisana, appunto c'è questo testo solo sui dipinti di Rocca di Rofeno, quello della seconda metà degli anni 30, un testo sui fiori, eccetera, eccetera, non li sto. Ecco, magari la cosa più interessante, percezione e allusione nell'arte matura. E questo è un testo
piuttosto approfondito, su come Morandi conosce e usa le illusioni ottiche, tutta la teoria della percezione, la Gestalt. È importante perché di solito si... Di solito no, ma insomma qualcuno pensa ancora che Morandi sia un pittore figurativo, comunque un pittore legato al passato. Invece qui io tento di dimostrare come lui sia perfettamente a conoscenza anche della filosofia e delle teorie della percezione del suo tempo. E poi gli incontri, quindi l'incontro di Morandi con la poesia di Leopardi e l'incontro di Morandi con la poesia di Dino Campana, ma quello è stato anche un incontro diretto, personale, Campana era un po' più vecchio, però questi due giovani geni entrambi si sono incontrati, conosciuti a Bologna intorno al 1912, quando Campana appunto tenta di vendere il suo piccolo Canti Orfici, dirlo oggi sembra una follia, tenta di venderlo all'Università di Bologna e per la strada agli amici, insomma, e Morandi lo acquista. E io trovai appunto nella sua biblioteca una copia della prima edizione dei Canti Orfici, un'emozione molto forte, con la dedica di Campana Morandi, che dice all'illustre pittore Giorgio Morandi e la firma Dino Campana. Sono solo quelle emozioni nella vita che non si scordano. La terza parte, la critica e la ricerca, appunto, comprende solo due testi, il primo sulla fortuna critica e il secondo sul giovane Morandi. E di questo magari posso parlarvi un po' più a lungo perché è uno dei due testi, secondo me, così, più impegnativi che io ho scritto proprio l'anno scorso per questo libro. Ecco, il giovane Morandi, però ancora una piccola notazione che mi ero dimenticata prima di portare a termine. La bibliografia nel volume si limita a cataloghi generali e studi monografici, perché come dicevo la bibliografia è sterminata di Morandi e quindi, d'accordo con l'editore, abbiamo preferito nel volume riportare i testi di fondo, comunque allargando molto rispetto a quei pochi nomi classici, canonici che si diceva prima, invece riportare la bibliografia aggiornata, che viene continuamente aggiornata anche nell'ultimo anno, sul sito sia del Centro Studi Morandi che degli editori Liori, per cui insomma chi volesse proprio vedere tutta, avere a disposizione tutta la bibliografia morandiana può andare sui nostri siti e lì c'è, insomma, si trova tutto. Bene, arriviamo a Giovane Morandi. Il titolo esatto di questo capitolo, che è l'ultimo, si torna, probabilmente il circolo che si chiude, perché abbiamo iniziato con le radici, la famiglia, la formazione e concludiamo con questo giovane Morandi 1910-1919, il punto sul lavoro degli anni di formazione, risultati della ricerca, interrogativi e ipotesi. Perché questo? Bisogna pensare che la catalogazione dell'opera morandiana ha avuto diverse fasi nel tempo. Nel 2016 ho pubblicato il nuovo catalogo generale delle opere di Giorgio Morandi, un catalogo che comprende tutte le opere catalogate dal 1985 al 2016, e lì appunto ho fatto anche la storia del catalogo per Morandian, catalogo inteso in senso generale, perché mi sono resa conto che appunto ci siamo succeduti nel tempo in questa opera, devo dire, fondamentale. Il catalogo generale per un artista è fondamentale, importantissimo per Morandi, insomma, stiamo parlando di lui, lo è certamente. Cominciò Lamberto Vitale sia per la parte dell'incisione che per la parte dei dipinti, catalogo generale di Vitale è del 77 con una seconda edizione uguale nell'83, ha solo un'appendice. E poi appunto i disegni, e poi io nel 90, che fece Efren Tavoni negli anni 80, io nel 91 gli acquerelli, ancora nel 94 una nuova edizione molto ampliata degli acquerelli, Cordaro, Michele Cordaro, il compianto Michele Cordaro si è occupato di nuovo dell'incisione dell'acquaforte morandiana, e poi tutti gli aggiornamenti, insomma è un catalogo che non ha mai fine, anche perché dal 90-93 ad oggi funziona attivo il comitato per il catalogo Morandi di cui sono presidente e che ha come unico compito e scopo quello di tenere pulito il catalogo generale delle opere di Morandi e aggiornarlo in continuazione. Per cui perché ho sentito il bisogno di fare questa ricerca sul giovane Morandi? Perché ovviamente le sue opere, parliamo dal 10 al 19, tanto per intenderci, sono state catalogate per quanto riguarda i dipinti da Vitale e i disegni da Tavoni e poi da me, gli acquerelli da me, tutti gli aggiornamenti li ho seguiti io, Cordaro ritornato sulle incisioni, insomma erano
sparpagliate, diciamo, queste opere erano sparpagliate in diverse pubblicazioni, quasi tutte esaurite e comunque anche molto vecchie. In certi casi il primo volume di Vitali sulla grafica di Morandi è del 57, poi il 64, ma insomma anche roba di parecchi anni fa. Allora io non ho fatto altro che mettere finalmente insieme, dividendoli anno per anno, 1910, 1911, 1912 fino al 19, le opere di Morandi. Mettendo insieme acquarelli, disegni, incisioni, la prima incisione poi è del 12, invece i dipinti cominciano nel 1910, insomma, i disegni ancora prima all'Accademia, nei primi anni dell'Accademia, insomma mettendo insieme tutte queste opere, beh, qualcosa di buono salta fuori, perché c'è proprio un avanzare, si capisce meglio il progredire della ricerca morandiana, degli esordi, degli anni di formazione, e vengono fuori appunto anche alcune scoperte interessanti. Per cui il testo è costruito su documenti, ho cercato veramente di ritrovare tutto quello leggendo tutto quello che è stato possibile da tante fonti di tipo bibliografico, ma poi anche fonti visive, fotografie trovate, lettere. E, quindi basato su documenti e poi anche per arrivare in qualche caso a nuove proposte di datazione. Ad esempio i mesi della metafisica ho cercato insomma di ricostruirli un po' dall'inizio alla fine, sono pochi, senso, poi si sa le opere metafisiche di Morandi conosciute sono poche, e anche perché c'è il problema, e per i primi anni è un problema grossissimo, abbiamo delle lacune immense perché lui ha distrutto moltissimo e quindi si fa con quello che c'è. Io sono convinta che si troverà ancora molto incrociando archivi, naturalmente oggi i nuovi sistemi in rete aiutano moltissimo in questo, perché moltissimi archivi oggi sono pubblicati, non c'è più bisogno di spostarsi fisicamente e quindi troveremo senz'altro dell'altro. Credo con questo testo, diciamo che si ferma al 2019, di aver fatto il punto fino al 2019. Fra l'altro poi il testo accompagnato in fondo in tanti minimali da tutte le piccole foto e le schede ovviamente base delle opere appunto dal 1910 al 1919. Quindi uno almeno si rende conto questo ragazzo che cosa ha fatto o cosa è rimasto di quello che ha fatto. Questo è fondamentale. Il secondo testo che mi ha fatto lavorare parecchio, e se volete in qualche modo un po' al contrario di questo su Giovanni Morandi, perché invece l'arte contemporanea è Giorgio Morandi, dicevo. Innanzitutto una cosa, Morandi non voleva allievi, non ha lasciato allievi, non ci sono suoi discepoli. È vero che ha insegnato all'Accademia di Belle Arti di Bologna dall'inverno 1929-1930 fino a giugno del 56, quindi sono 26 anni. Ma lui insegnava, era docente di tecniche dell'incisione, e insegnava la tecnica dell'incisione, non il linguaggio nel senso di come uno poi voleva esprimere il proprio pensiero creativo e visivo. Quindi non è mai entrato nel merito anche con i suoi allievi, se lo ricorda, ne ho conosciuti diversi allievi a scuola, all'Accademia, non entrava mai nel merito delle loro scelte stilistiche e linguistiche, ma si limitava a insegnarli come si fa un acquaforte e tecniche calcografiche. Sapete, Morandi non ha mai voluto fare, gli hanno chiesto una litografia, tanto peggio, poi serigrafia eccetera, solo tecnica calcografica, quindi acquaforte, praticamente mai acqua tinta, insomma acquaforte appunto. E quindi non ha allievi Morandi, diffidate sempre di quelli che dicono, cioè no, uno può aver studiato chiaramente all'Accademia delle Belle Arti con Giorgio Morandi, ma non è che riprenda il suo linguaggio, è una ricerca troppo personale, troppo approfondita, c'è troppa contemplazione, c'è troppa meditazione nella sua opera per essere passata. Invece ci possono essere temi di ricerca comuni, questo sì, ci possono essere artisti, ovviamente prima di lui si conoscono quelli che lui amava, Longhi ne stilò una lista assolutamente interessante in 12-13 nomi, naturalmente è solo per venire Piero della Francesca, Giotto, Giovanni Bellini, Chardin naturalmente, Seurat, Cézanne, si sa, Rousseau Le Douanier, ma questi di prima per ora diciamo vengono nominati nel corso del libro, ma non li tocchiamo. No, a me interessava vedere chi dopo Morandi si era perlomeno confrontato con la sua arte, e devo dire che ci sono sorprese interessantissime.
Questa è la parte più critica, quindi quella più discutibile. Io anche nelle presentazioni che sono state fatte nella seconda metà del 2019 a Milano, a Brera, all'Accademia di Brera, e poi la Normale di Pisa con Mattia Patti, a Brera con Filippo Tibertelli de Pisis e Nino Castagnoli, alla Normale di Pisa con Mattia Patti e Lara Conte, e poi a Bologna, all'Archiginnasio, con Claudio Stinati e Valerio Deò. In queste situazioni io ho sempre detto che addirittura vorrei che questa parte venisse discussa, perché è una questione di sensibilità, di affinità, ma non ci sono dati ovviamente su questa parte. Sono mie sensazioni critiche, sicuramente basate sul lavoro di tanti anni, sulla frequentazione di tanti anni, però sono anche così, sono un po' dei voli se volete, no? Vi dicevo, debiti, tangenze, affinità. Ecco, debiti perché ci sono alcuni artisti, non tanto in Italia fra l'altro, che proprio si dichiarano debitori e non imitatori naturalmente, ma debitori, come potrei dire, e innamorati seguaci di Giorgio Morandi, per farvi alcuni nomi: Wayne Thibault, americano, Gérard de Palessier, svizzero, diciamo, di Ginevra, William Bailey, ancora americano, John Talbot. In Italia potremmo parlare, che so, anche di Gianfranco Ferroni, ma non vorrei insistere perché, come dicevo, sono poi personalità molto diverse. Elizabeth Osborne anche. In America. Poi ho cercato di ritagliare uno spazio anche per i fotografi, per come i fotografi, proprio queste sono cose recentissime degli ultimi anni, hanno indagato gli oggetti morandiani, però con un problema: molte volte sono anche grandi fotografi, ma come Tacitadina ad esempio, ma hanno indagato gli oggetti prendendo gli elementi uno per uno, mentre invece l'arte di Morandi è un'arte fatta di relazioni, i suoi dipinti sono campi di relazioni in senso heideggeriano, e non si possono isolare singoli pezzi, perché per lui non sono oggetti ma sono forme geometriche in relazione fra loro e con lo spazio che le contiene. E invece molte volte i fotografi fanno un po' questo gioco, prendono l'oggetto morandiano e danno la propria interpretazione, va benissimo, però non è che sia un rapporto con Morandi, un rapporto con un oggetto di studio. Le tangenze, secondo spazio le tangenze, questi sono artisti molto importanti del passato soprattutto, che hanno avuto punti di contatto di qualche genere, poi io cerco naturalmente di spiegarli, di parlarne, con l'arte morandiana, e sono Milton Avery, uno dei primi astrattisti, come appunto Mark Rothko, è necessario citarlo, Mondrian, è assolutamente indispensabile parlarne, venendo più vicino, Julius Bissier, lo svizzero Bissier, per certi aspetti persino Alberto Giacometti, venendo più vicino a noi Lawrence Carroll, che è morto purtroppo non tanto tempo fa. Proprio Carroll si riferiva esplicitamente anche a Morandi come tipo di interesse, non come linguaggio ovviamente. E così Franco Vimercati con la fotografia, Alexandre Ollane, l'ungherese naturalizzato francese. Insomma, ci sono artisti che hanno in qualche modo vissuto un percorso parallelo, possiamo dire, rispetto a quello di Giorgio Morandi. La terza parte è dedicata invece alle affinità. Le affinità per me sono una cosa un po' particolare, perché qui vado proprio sulle grandi categorie del pensiero. Ecco, questa è la parte, come dicevo, che forse mi ha anche divertito di più, è uno stimolo molto forte, la sfida, no? E, naturalmente i nomi, come ho costruito la cosa? Ho pensato ad alcune categorie di pensiero su cui si basa la poetica morandiana. E ho cercato per queste categorie di pensiero, questi punti nodali, ecco, dei compagni, artisti importanti che magari abbiano sviluppato in maniera completamente diversa a livello di linguaggio, quindi di opera, questi punti essenziali, e però li hanno vissuti in qualche modo in maniera parallela a quella morandiana. Ecco, ad esempio Alberto Burri, per quanto riguarda il classico, quindi la tradizione italiana così forte per Morandi e così forte anche in Burri. Fra l'altro si sa che Morandi aveva una stima vera per Alberto Burri, dichiarata, non nascosta, né testimone Luigi Magnani, di cui proprio di recente è uscita dalla stampa del suo Il mio Morandi, si chiama il libro di Magnani, edito dai Naudi tanti anni fa, è uscita adesso. Ma ci sono anche nomi un po' strani.
ad esempio Lucio Fontana, per restare in Italia, Lucio Fontana, il discorso del sacro, io penso sempre alle fini di Dio di Fontana, e appunto poi adesso non mi sto naturalmente a rifare la parte critica, ma ecco, insomma, in qualche modo vicino alle ultime opere di Giorgio Morandi. Però c'è anche Bilviola, o Viola, scusate, forse è meglio dire Bilviola, nel concetto di memoria, il concetto di memoria anche in questo senso, la reinterpretazione di ciò che è stato, una nuova lettura personale di ciò che è già stato detto, di ciò che è già stato fatto. E poi c'è anche un discorso sul vuoto in Bilviola, così come c'è un rapporto, un parallelo fra il vuoto in Morandi, che non è un nulla, è un vuoto da riempire, e il vuoto per l'artista inglese Rachel Whitehead, molto interessante, anche qui insomma ho cercato di costruire un parallelo, eccetera eccetera, Cunnellis, il bisogno di forma che ha Cunnellis e il senso della disciplina dell'opera che ha Cunnellis paragonata a quello di Morandi, naturalmente per Paolo Calzolari, si arriva anche ad artisti bolognesi, che Paolo Calzolari, le voci del profondo, come agiscono nell'opera di Morandi e in quella di Calzolari, il più giovane Luca Caccioni, il senso della trasparenza, l'effimero, Morandi cerca di bloccare il tempo, Caccioni ne testimonia lo sviluppo, così se volete, proprio la bellezza che si disfa, no? E che diventa una larva, una superficie d'alabastro, il cinese Gao Xingyang per l'essenza, la purezza. Anche questa è una categoria, se si leggono i testi teorici di Gao, che ha avuto il premio Nobel diversi anni fa ormai per la letteratura, i testi teorici, non le sue opere narrative, e anche si guarda l'opera di Gao, si trovano veramente dei paralleli. Morandi forse secondo me è uno dei ponti, non so quanto consapevole o inconsapevole, fra l'arte d'Oriente e l'arte d'Occidente, fra l'altro, con l'osmosi, l'apertura e l'osmosi fra lo spazio e l'oggetto e la forma, insomma sono discorsi molto complessi che si ritrovano appunto in Gao. Naturalmente Luigi Ghirri è un fotografo, un grande fotografo scomparso troppo presto, che condivide con Morandi il silenzio, la sintesi. Questo, se volete, ecco sì, questa è una cultura molto profonda di radice emiliana, la radice metafisica di questa grande pianura che si stende e che Ghirri, intanto Ghirri ha ripreso lo studio di Morandi, ma io trovo più vicine allo spirito morandiano le sue fotografie della bassa, della pianura, piuttosto che quelle dello stesso studio dell'artista, quindi ci sono poi anche così, bisogna andare un po' dentro, naturalmente Claudio Parmigiani, altro emiliano, a parte che dichiara in maniera proprio così esplicita il suo amore per Morandi e anche il suo interesse per la sua arte fin dalla giovinezza, dalla prima giovinezza di Parmigiani, ma poi proprio come studia il tempo Parmigiani e la morte. E questo senso di qualcosa che va bloccato perché non si perda. Io credo che forse l'erede, non il discepolo assolutamente, ma l'erede forse più autentico di Giorgio Morandi sia Claudio Parmigiani. E poi questo testo si conclude con due altri paralleli che forse possono destare abbastanza sconcerto, uno sul paesaggio, proprio sulla categoria dell'emozione, perché mi piace accostare i paesaggi di Morandi ai paesaggi di Piero Guccione. Piero Guccione, voi sapete, siciliano, riprende continuamente negli ultimi 20-30 anni il mare di Scicli, Morandi riprende le colline di Grisana, quindi sembrano mondi diversissimi, ma questa emozione profonda che entrambi gli artisti sentono di fronte alla natura, di fronte allo spettacolo della natura, per me un po' li avvicina. Ecco, un ultimo parallelo che può sembrare un po' così, perlomeno eccentrico, ma a cui tengo molto, ed è una micro riflessione di tre righe che conclude il testo su Luigi Ontani, sì. Luigi Ontani, nato a Vergato, molto vicino a Grisana, sull'Appennino bolognese, insomma ai piedi delle colline bolognesi, dichiara da anni, tanti anni, il suo amore per Giorgio Morandi, e qualcosa per me c'è, vi voglio leggere queste tre righe, sono poi quelle conclusive. Luigi Ontani, di cui è noto l'amore per il nostro artista e che con lui condivide tre caratteri fondamentali: l'ossessione del fare arte assoluta, in entrambi portata all'estremo, appunto, la totale identificazione tra vita e arte e l'altrettanto totale concentrazione sul sé,
cioè sono entrambi artisti totalmente concentrati su se stessi. Ecco, con questo si chiude, possiamo dire, il mio lavoro per questo volume, ma non si conclude il mio lavoro per Morandi, perché anche in tempi molto recenti ho scritto un testo sulla ricostruzione dello studio di Morandi che i responsabili del Comune di Bologna hanno preferito nel 2009 riportare in via Fondazza la casa di Morandi dal Museo Morandi in Palazzo del Corso, dove era stato ricostruito seguendo la volontà della sorella, dell'ultima sorella Maria Teresa, quella che ha fatto la grandissima donazione al Comune di Bologna di quasi 150 opere di Morandi, fra le donazioni e il testamento. E quindi appunto la ricostruzione dello studio, dedicato un saggio tratto poi da un mio intervento dell'anno scorso in un convegno organizzato dal Politecnico di Milano. Bene, per me questa ricostruzione è non giusta, diciamo, usiamo questo termine, non comprende, non conosce né lo spirito né la lettera dell'arte morandiana e quindi insomma a mio avviso è criticabile, decisamente criticabile, e ho dedicato questo testo che compare sul sito del Censo di Morandi. E ancora, recentissimamente, anzi deve ancora uscire, insieme a Gloria Piccioni ho così seguito, curato un piccolo prezioso volume che appunto verrà pubblicato ancora una volta dagli Ori, dedicato appunto ai rapporti fra Leone Piccioni, giornalista, scrittore, studioso di letteratura italiana, uomo della televisione, praticamente è stata l'anima della Prodot, prima radiofonico e poi televisivo, nonché della relativa rivista, appunto i rapporti fra Leone Piccioni e Giorgio Morandi con una serie di lettere, testi introduttivi, eccetera. Ecco, come vedete, per Morandi si può sempre lavorare. Grazie infinite. Sono molto contenta che l'Accademia di San Luca e Marilena Pasquali mi abbiano invitato a presentare questo libro, per via dell'oggetto e per via del soggetto, cioè l'artista Giorgio Morandi, cui il libro è dedicato, e l'autrice Marilena Pasquali, storica direttrice nonché fondatrice del Museo Morandi e grande esperta in qualità di storica dell'arte, diciamo a tutto tondo, però particolarmente innamorata di Morandi e quindi ideale quale scrittrice di questo libro. Il libro si compone di saggi che si dislocano più o meno nell'ultimo trentennio e che Marilena ha scritto in vari contesti, soprattutto in cataloghi di mostre, e poi di quattro saggi di cui uno è inedito e tre scritti appositamente per questo volume. Io mi soffermerei innanzitutto sul titolo, anzi sul sottotitolo, perché Marilena Pasquali ha deciso di esordire con Giorgio Morandi, Il sentimento delle cose. Questo non è soltanto un sottotitolo suggestivo, perché ci apre una tematica di grande rilievo non solo per l'arte ma in genere per la cultura contemporanea, molto legata anche alla permanente fortuna di Giorgio Morandi, ed è un po' il rapporto dell'uomo con le cose. Questo rapporto è stato oggetto di studi particolari nell'ambito della disciplina di cui poi più mi occupo io, che è la museologia, perché il problema del rapporto tra oggetti e cose è cruciale per chiunque si occupi di musei, quindi immagino anche per Marilena, no? Che ha proprio la formazione di un, tra virgolette, animale da museo. E la cosa e l'oggetto non sono identici. Nella vita noi abbiamo a che fare con cose che poi si irrigidiscono in oggetti e poi tornano ad essere cose. Questa dinamica è importante anche per capire l'arte di Morandi. Allora, vediamo di esaminarla. Io l'ho studiata un po' in relazione a problemi di museologia e cerchiamo di spiegarla. La cosa è ciò che si riferisce a me. Qualche cosa
del mondo esterno diverso da una persona con cui io sono in un contatto anche di tipo empatico. Quindi la cosa mi serve, la cosa mi piace, la cosa mi appartiene, l'oggetto invece mi si contrappone. Il termine tedesco Gegenstand è il più indicativo da questo punto di vista. Quindi l'oggetto è altro. Non c'è una relazione che non sia di tipo oppositivo. Quando una cosa entra in un museo, diventa un oggetto. E resta un oggetto se non c'è un processo che la trasforma in una cosa. Questo processo, dal punto di vista museologico, è la relazione che il visitatore stabilisce con quell'oggetto. A quel punto, quell'oggetto per me torna ad essere una cosa, torna a far parte della vita, quella vita da cui il processo di musealizzazione l'ha separata. E se lo vogliamo spostare invece nell'ambito più generale degli artisti che si sono occupati di cose, possiamo anche far riferimento alla tradizione della natura morta, che noi così in Italia chiamiamo, e della still living, che invece è una natura ancora viva, no? Una natura che si è fermata prima di morire. In questo rapporto, naturalmente, ci sono degli artisti che nella storia di un cosiddetto genere artistico, soprattutto pittorico, nel caso della natura morta, anche se non mancano naturalmente esempi anche di scultura, chiaramente di fotografia, ma insomma, diciamo, la relazione soprattutto con il pittore, in questo ambito il rapporto con le cose implica che ci sia un filtro costituito dall'artista e che questo filtro sia qualche cosa che permette a noi di ritornare in relazione con una cosa e di non avere invece un rapporto positivo con un oggetto. Però, oltre che di cose, il sottotitolo di Marilena parla di sentimento. Il sentimento delle cose sembra un ossimoro, sembra totalmente impossibile, no? Oppure sembra un sentimentalismo, tutt'altro, perché poi il lettore di questo libro vedrà che è molto rigoroso dal punto di vista teorico Marilena Pasquali, anche nel parlare, diciamo, nei suoi riferimenti filosofici, e quindi il sentimento delle cose entra un po' nel vivo di alcune tematiche contemporanee. C'è un filosofo contemporaneo, si chiama Hermann Schmitz, che ha parlato di quasi cose a proposito dei sentimenti. C'è un professore qui dell'Università di Tor Vergata, Tonino Griffero, che ha molto lavorato sul concetto di quasi cose in relazione proprio ai sentimenti, in genere al sentire. E quindi stiamo nel vivo di esperienze recentissime. Ricordo anche un grande filosofo intellettuale recentemente scomparso in Italia, Remo Bodei, che ha dedicato proprio un bel libro alla vita delle cose. E a proposito di alcuni artisti chiave di questa vicenda, vediamo cosa scrive. Tra questi artisti c'è naturalmente anche Giorgio Morandi. Still living significa appunto natura immobile o silenziosa e rappresenta un gruppo di cose scelte e prese a tema da un pittore che le separa da contesti che prima includevano la presenza umana. Tipici sono gli oggetti che tradizionalmente accompagnano i quadri raffiguranti San Girolamo o Sant'Agostino. L'oggetto diventa ora soggetto, protagonista e viene contemplato per se stesso. Rendendosi autonomo e trasformandosi in cosa che ci sta a cuore, sta di fronte come ostacolo da superare o alterità da inglobare. Non dobbiamo più sottometterlo, proprio perché l'arte stessa lo sottrae al consumo immediato e alla lotta. Chiaramente gli oggetti sono destinati a perdersi, a consumarsi, a perire, a finire. Hannah Arendt dice che soltanto le cose dell'arte sono destinate a trasformarsi in arredi perenni del mondo, quindi travalicano
escono dal ciclo del consumo e anche della commercializzazione, no? E anche dell'uso. Quindi il fatto che Morandi proceda e abbia scelto poi di far culminare tutta la sua arte, tutta la sua carriera in questa selezione di oggetti che diventano cose e continuare a renderli cose per noi che li guardiamo, è veramente un tema centrale, e questo tema è stato sintetizzato da Marilena con il consenso del suo editore, che a volte poi insomma, lo hanno studiato insieme. Certamente entrambi meritano un elogio per questa scelta, perché non si poteva meglio introdurre il tema morandiano nel 2019, quando il libro è stato pubblicato. Io poi vorrei sottolineare un po' di più i saggi che non avevamo ancora letto, che sono stati pubblicati in questa occasione, anche se vi parlo brevemente della struttura del libro. Quindi il libro non è una raccolta di saggi di tipo rapsodico, però è molto sistematica, perché Marilena, che è anche colei a cui dobbiamo il catalogo generale di Giorgio Morandi, anche i suoi aggiornamenti, naturalmente ha operato in modo sistematico sull'artista e ha operato in modo sistematico anche nei suoi saggi. Quindi vediamo che hanno trattato tutta e singola, diciamo tutta intera, scusatemi, la carriera, e poi è nucleato alcuni aspetti. Quindi c'è una prima parte del volume che si chiama La vita e l'opera, quindi abbiamo veramente il quadro completo: le radici, la famiglia, la formazione, dal 1890 al 1911, gli incontri del giovane Morandi, 1910-14, e c'è anche una frase molto bella di Marilena che dice: Morandi non ha sbagliato un rapporto culturale. Cioè, si è saputo scegliere gli amici, oltre naturalmente anche agli incontri con gli artisti che ha più amato del passato, o quelli che non ha mai conosciuto, o di un passato molto recente come Cézanne, la cui centralità non richiede di essere sottolineata qui. Il confronto con le avanguardie, quindi tra il 13 e il 17, la stagione della metafisica e dei valori plastici, l'emergere di un paesaggio interiore, siamo arrivati al 20, dal 20 al 43, poi le stagioni diventano sempre più lunghe. Un piccolo capolavoro ritrovato è una, diciamo, piccola parentesi sui fiori di seta di Morandi e un'occasione di confronto che Marilena ha dato ad altri artisti, non di arte figurative. L'immagine dell'assenza ai paesaggi degli anni di guerra, tra il 40 e il 44, il perfezionamento di un percorso, il campo percettivo, la variante, la densità, 46-64. E poi c'è l'ultima estate a Grizzana, un altro focus, diciamo così, su questo straordinario luogo di vacanze. In questa parte, diciamo, si racchiudono soprattutto i saggi precedenti. Nel secondo tomo, insomma, diciamo, nella seconda parte del volume, abbiamo i temi, i luoghi, il metodo, la poesia. E qui presto troviamo una stagione fervida di pittura, le estati a Rocca di Roffreno, che è uno dei saggi nuovi di Marilena, dedicati appunto ai paesaggi tra il 34 e il 38, nel momento in cui Morandi va in vacanza in un posto diverso da Grizzana e deve abituarsi a questo nuovo luogo. Quindi è bellissimo qui leggere come l'artista debba familiarizzarsi con i suoi paesaggi, debba sintonizzarsi con la natura, e quindi nella scrittura di Marilena molto c'è di comprensione della personalità dell'artista, anche con i suoi caratteri, diciamo, molto speciali, questa sua riservatezza, questa sua concentrazione, questa sua ossessione, se vogliamo, ma anche questo suo bisogno di usare tutto il tempo lavorativo e feriale, diciamo così, sintonizzandolo sul lavoro, sintonizzandolo sulla pittura. Quindi il modo di entrare in rapporto con questo paesaggio non è
l'imposizione dello stile Morandi all'uomo che va a vedere, ma è un adattamento degli strumenti che sono quelli visivi, che sono quelli anche poi di restituzione della relazione con questi oggetti nella pittura, nell'incisione, negli acquarelli, attraverso un rapporto di equilibrio che l'artista a un certo punto si sente pronto a trasformare in arte. Ma all'inizio c'è proprio un cambiamento, quindi qui Marilena sottolinea molto quanto l'artista abbia subito, tra virgolette, l'influenza di questo luogo molto più rigoglioso, un luogo dove ci sono fonti, dove la montagna è molto produttiva, no? E quindi c'è anche un senso di invasione del naturale rispetto alle case, rispetto agli altri oggetti, molto più evidente che nei paesaggi invece di quell'altro luogo dell'Appennino, che è poi il luogo che lui sceglierà di avere sempre come riferimento e nel quale concluderà l'estate, no? come dice l'ultimo saggio della sezione precedente. E questa capacità di cogliere il modo di lavorare di Morandi en plein air però riguarda anche tutta lo studio che viene fatto, quindi ci aiuta anche a capire il metodo di Marilena nelle analisi precedenti, che sono dedicate di più al lavoro con gli oggetti, alla natura morta, allo studio, partendo dallo studio di Fondazione a Bologna. Insomma, c'è tutta una dinamica nella quale troviamo anche il tema della polvere, della luce, tutte queste dinamiche particolari che poi hanno sorpreso anche artisti molto vicini a noi. E continuando in questa parte, abbiamo poi un'attenzione alla natura contemplativa di Morandi, il problema dello studio del metodo, il mutare di intensità luminosa e di vibrazione emotiva nell'arte morandiana, il tempo come durata, percezione e allusione nell'arte matura di Giorgio Morandi, Morandi e Leopardi, altro saggio di veramente grande interesse, l'incontro fra Giorgio Morandi e Dino Campana, e quindi c'è veramente un incontro tra grandissimi protagonisti della cultura italiana del XX secolo, affinità, tangenze, assonanze, l'arte contemporanea e Morandi, e questo che chiude la sezione è un altro saggio nuovo. E a proposito di arte contemporanea e del suo rapporto con Morandi, siamo nella bruciante attualità, perché uno degli artisti citati in questo saggio di Marilena Pasquali è Jim Dine, di cui è in corso una mostra a Roma al Palazzo delle Esposizioni, mostra che ha appena riaperto proprio il 19 maggio al pubblico, e quindi offre un'occasione per poter fare il confronto a livello diretto. Quando Dine organizzò invece una mostra all'Accademia di San Luca, che è l'ospite di questo mio intervento, fu intervistato da Federico Meis sul Manifesto e vi dico che cosa disse in quell'occasione a proposito del suo rapporto con Giorgio Morandi. Morandi è rimasto talmente fedele all'ossessione, non mi riferisco all'ossessione del soggetto, ma a quella della pittura. Il suo dipingere senza sosta con bellissima semplicità. Per me Morandi ha rappresentato una grande ispirazione, anche perché sono un incisore. Ho visto una volta in una casa veneziana una sua incisione di bottiglie, ma non erano bottiglie, erano qualcosa di più. Lui aveva un rapporto romantico con i materiali. Nel suo uso dell'inchiostro c'erano delle imprecisioni. Secondo me usava troppo olio, ma in questo modo otteneva intorno a ogni tratto una specie di alone che era talmente umano. Sì, ecco, ho l'impressione che fosse un grande umanista. Quindi poi ci sono naturalmente artisti come Thibaut, come Carroll, come Luigi Antani, grandi proprio tra virgolette citazionisti
Morandi come Rachel Whitehead e personaggi come Ghirri che hanno riprodotto Morandi nel modo più impressionante, se vogliamo. Però il titolo del volume si collega a questo saggio, perché questo spiega come mai c'è un interesse permanente e il fatto che Morandi non abbia mai chiuso in qualche modo con i suoi contemporanei, no? È rimasto figurativo in un tempo di astrazione senza perdere la sua relazione con l'oggi. L'ultimo Morandi, poi, tema che attraversava la prima parte di questo volume, è una sorpresa. Perché? Perché sono pochi gli artisti che sono soprattutto, che arrivano al climax nell'ultima stagione. Per una gran parte dei protagonisti del XX secolo è la parte iniziale, quella che poi il mercato, il collezionismo, a volte anche la critica hanno valutato di più, e c'è tutto un problema anche psicologico degli artisti nel far rivalutare la loro ultima stagione. Marilena, che su questo tema ha sempre insistito, nel terzo saggio di cui parlo, di questo volume nuovo, terzo saggio inedito, si concentra invece sul giovane Morandi. Perché dell'ultimo Morandi, del fatto che l'ultimo Morandi sia quello più pieno e più, come dire, in qualche modo canonico, cioè è veramente lui che si è aperto uno spazio nell'arte contemporanea in qualche modo anche inaccessibile, no? L'ha aperto e l'ha chiuso, e il saggio precedente di cui parlavo, quello sull'arte contemporanea, inizia proprio dicendo che Morandi non ha allievi, non ha una scuola, e questo sarebbe impossibile, nemmeno degli imitatori, in senso proprio può avere soltanto delle relazioni a distanza, che però sono sempre fecondi. Però a questo punto Marilena si è sentita in dovere di dedicare al giovane Morandi il lavoro più filologico di questo volume, cioè il suo studio da conoscitrice di queste 87 opere che ha rianalizzato una per una e che vanno dal 1910 al 1919, cioè nemmeno 20 anni, ma di un enorme potere di trasformazione, perché in quel periodo succede di tutto, e dice anche Marilena, è il periodo in cui abbiamo perso di più, perché autocritico in maniera ossessiva, selezionatore di se stesso più che degli altri, Morandi di questa prima fase ha eliminato l'eliminabile. Tuttavia, non sempre queste operazioni di rimozione, di autocensura, di autodannazio memoria, ma di dannazio memoria di una parte di se stessi riescono completamente, è studiando le lettere giovanili, andando alla ricerca di tracce, poi qualcosa si scopre e almeno qualcosa si può evocare. Quindi qualche cosa di questo periodo poi è emerso, e Marilena ritenta anche la sequenza mettendo insieme le testimonianze e dicendo con molta correttezza che il metodo di ricercatore è quello che si parte dall'intuizione, ma se poi, per quanto uno ne possa essere convinto in astratto, non c'è un dato di fatto che la conferma, le cose si lasciano come stanno. E questa è, una forma non solo di correttezza scientifica, di deontologia da studioso ammirevole, ma anche una forma di lealtà verso il lettore, verso chiunque, non conosca, al quale si forniscono soltanto, proposte che sono attendibili e documentate, perché lo storico dell'arte è pur sempre uno storico. E questo è un elemento molto molto bello. Tra l'altro, in questa parte Marilena poi cita anche molto tutto il rapporto di Morandi con la copia degli artisti del passato, quindi scopriamo che copia per esempio il Cardinal Bibbiena di Raffaello. Quindi insomma ci sono ritratti che lui ama molto in questa fase, che a un certo punto spariscono.
Quindi direi che è un approccio molto interessante anche dal punto di vista dello scavo, proprio nelle carte che circondano Morandi, nella documentazione dell'epoca, e questo ritorno alle fonti, no? E questo invocare il ritorno alle fonti, che è ciò che ogni studioso vero deve poi proporre a chi poi lo seguirà. Per esempio, anche Marilena adesso lascerà un po' un gruppo di studiosi che seguiranno le sue orme. E vorrei chiudere con una citazione della conclusione dell'ultimo saggio, di quelli nuovi che io cito adesso, ed è quello sulla fortuna critica. Un saggio non pubblicato, previsto per una mostra che non fu mai fatta, ma che doveva svolgersi nel 2008, e un saggio nel quale però Marilena, in un catalogo su Morandi scritto da lei, cioè diciamo in cui lei viene chiamata in causa, sceglie di occuparsi di quella che di solito è un lavoro da giovane storico dell'arte, no? Chi comincia a lavorare, a tutti noi è successo, a catalogo, gli viene affidato la bibliografia o l'antologia critica. E invece Marilena sa che nell'inquadratura di un artista è sempre necessario aver presente tutti coloro che ne hanno parlato, e lei è molto corretta, diciamo, perché tutti i suoi saggi hanno sempre citazioni puntuali e letterali, in modo che un certo concetto, una certa anche sfumatura critica sia attribuita giustamente a chi per primo l'ha in qualche modo individuata. Chiaramente ci sono grandi maestri di Marilena come Arcangeli che hanno un ruolo centrale, ma anche Cesare Brandi, poi Argan. E in tutta questa carrellata, alla fine, Marilena Pasquali conclude con un suo focus sul paradosso Morandi, e quindi cita questo come elemento perenne del rapporto che la critica, da quando Morandi si è affacciato al mondo dell'arte, da quando c'è stato il suo esordio pittorico, ha per sempre, cioè fino a quando gli uomini si confronteranno con la sua arte, sarà l'elemento un po' di difficoltà per il critico. Di nuovo il paradosso Morandi: da un lato la sua distanza, che è quasi assenza dal quotidiano, dalle sue lusinghe e dalle sue distrazioni; dall'altro la sua irrinunciabile, confortante, forte presenza nella mente e nel cuore di coloro che non rinunciano a pensare e a sentire, che non rinunciano a cercare la bellezza. Che non rinunciano a cercare la bellezza. Questo è importante perché può sembrare una cosa di tipo desueto, ora che per decenni ci siamo interrogati sulla bellezza del brutto e altro, però è impossibile affrontare Morandi senza questa prospettiva, credo. E siccome questi sono tanti, nonostante e forse proprio per reazione al rumore di fondo di queste presenze senza centro e senza sostanza, ecco il basilare motivo del successo sempre crescente dell'arte di Morandi. Quindi questo è il volume di Marilena Pasquali, Giorgio Morandi, Il sentimento delle cose, edito dagli Ori. Io sono onorata di avervelo presentato.